Ciao, sono Zane di Turblad.it. In questo video voglio parlarti di 433 Token, 433 Token per noi italiani, un nuovo progetto con base a Hong Kong che si promette di rivoluzionare il modo in cui i fan, le squadre e gli atleti del calcio si relazionano tra loro, offrendo interessanti opportunità di guadagno per tutti quelli che decideranno di scommetterci. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di cominciare, siccome ci sapete che tengo molto alla massima trasparenza, sì, questo video è stato sponsorizzato da 433 Token, ma ho accettato l'incarico solamente perché ritengo che il progetto sia davvero interessante, in particolare per il tema trattato, il calcio, e il pubblico italiano al quale mi rivolgo e quindi tutta la maggior parte di questa community. Ciò detto, ricordate che non sono un promotore finanziario, ma sono semplicemente un tecnico e tutto quello che dirò in questo video, oltre ad essere stato appunto sponsorizzato, non costituisce un consiglio o un invito all'investimento. Prima di parlare di 433 Token, dobbiamo parlare un attimo di Global Legend Series. Che cos'è? È un'azienda che organizza periodicamente una manifestazione di incontri calcistico fra star del passato, giocatori che ci sono distinti per aver vinto tutto e anche di più. In particolare vengono accettati solo giocatori che abbiano vinto almeno una volta la Coppa del Mondo, in campionato europeo e la Champions League, ed è necessario un minimo di 50 presenze in nazionale per entrare a far parte di questa liga di leggende. Se passiamo qui sul sito ufficiale di GLS, vediamo che nel roster vi sono nomi che, persino chi non ha seguito il calcio come me, che non sono un appassionato, sicuramente ha sentito parlare. C'è il nostro ex capitano della nazionale, quindi Fabio Cannavaro, c'è Luis Figo. Proseguendo nella lista, troviamo Fowler, Materazzi, Nesta, Seedorf, Zambrotta, Zanetti e così via. Insomma, ci sono veramente una quantità industriale di superstar del settore calcistico. In particolare nel roster in questo momento ci sono 50 di questi nomi. Che cosa fa questo Global Legend Series? Di fatto organizza delle partite fra queste superstar, spesso con in un'ottica di beneficenza, quindi raccolta fondi, ma anche come mezzo di monetizzazione. Per il momento hanno organizzato due di queste super partitone, una a dicembre 2014 e una a febbraio 2016, e una terza partita si svolgerà nel 2019. Ora, personalmente non sono un appassionato di calcio, quindi non avevo mai sentito parlare di questa GLS, ma studiandomi un pochino il loro sito ho trovato che si tratta di una realtà ben affermata e ben conosciuta nel settore. In particolare, seguendo l'account Twitter si vede che tutti i giocatori che hanno partecipato a queste partite hanno pubblicato foto che sono state poi dall'account ufficiale di GLS, quindi che l'azienda sia solida e realmente esistente, queste partite si siano concretamente tenute, è fuori di dubbio. Fuori di dubbio è anche la reale esistenza della partnership fra GLS e 433 Token. Infatti, se apriamo il loro sito vediamo che il logo del progetto criptovalutario è un po' sparso per tutta la home page, e nel corso dei vari testi vengono citati più volte. Bene, veniamo a 433 Token, il progetto criptovalutario specifico. In questa primissima fase di startup, 433 Token si propone di portare su blockchain l'organizzazione di questa Global Legend Series, quindi di spostare all'interno di un'app la possibilità di scegliere la città nella quale si terranno le prossime partite e organizzare il torneo, quindi di fatto quali sono contro chi dovrebbero giocare, chi sono i titolari che saranno subito, che saliranno subito, chi sono i giocatori che siederanno in panchina, quando chiamare i cambi e via discorrendo. Quindi di fatto la proposizione di base di 433 Token per quanto riguarda GLS è di avvicinare i fan, che vengono quindi trasformati da spettatori, a utenti che partecipano in prima persona all'organizzazione di questo torneo tramite una serie appunto di possibilità di esprimere le proprie preferenze tramite l'app di 433 Token. Quindi abbiamo detto inizialmente il focus sarà appunto sul votare la città nella quale si deve tenere la prossima partita GLS. Dal 2014 a oggi se ne sono tenute solamente due, con una terza appunto dicevo poco fa nel 2019, quindi non sono eventi troppo frequenti, e quindi ecco che i fan interessati ad avere una manifestazione nella propria città potranno esprimere il proprio voto tramite l'applicazione di 433 Token. Ci saranno diverse città potenziali, quella che riceverà il maggior numero di voti verrà effettivamente selezionata.
tutti quelli che hanno votato tramite l'invio del token 433 appunto per un'altra città che non è stata selezionata riceveranno automaticamente indietro i propri gettoni per votare la volta successiva. Tutto questo meccanismo non viene presidiato da nessuno perché di fatto è automatizzato tramite gli smart contract della rete Ethereum. Tutti quelli che avranno votato la città vincente, oltre al piacere appunto di avere la manifestazione nella città scelta, riceveranno anche in omaggio la possibilità di assistere alla partita via streaming. La seconda modalità di utilizzo del token è interazione personale con una delle superstar del calcio, ovvero la possibilità di avere una cena ad esempio con le superstar che fanno parte di questo gruppo e hanno firmato il contratto, oppure ad esempio guardare una partita di Champions in compagnia. Quindi di fatto per gli appassionati del calcio è un'ottima opportunità. Un altro aspetto che mi è piaciuto è il fatto che siccome tutto questo viene governato, i contratti vengono governati dagli smart contract, i giocatori che appunto si presteranno all'ospitare le cene oppure a fare questo tipo di visualizzazioni insieme ai fan che hanno pagato di fatto verranno compensati solamente dopo aver dimostrato concretamente di aver svolto il proprio ruolo. Di nuovo c'è uno smart contract di mezzo e quindi sarà tutto automatico e certificato in una sorta di antifrode. Un'altra modalità per spendere i token 433 sarà la possibilità di acquistare dei cimeli all'asta di vario tipo, dei souvenir come ad esempio le magliette magari autografate dai giocatori. Tutte le volte che esamino un'app sportiva, in particolar modo legata al calcio, mi chiedo dove sia la parte relativa alle scommesse. Questo perché c'è un grandissimo giro di denaro proprio dietro alle scommesse e alle puntate sullo sport. Ebbene, 433 Token ha escluso categoricamente a più riprese, sia sulla home page sia in tutti i documenti ufficiali, che i token possono mai essere utilizzati per fare delle puntate o delle scommesse. Loro dicono che hanno fatto questa scelta forte nonostante ci siano un sacco di soldi e quindi rinuncino ad una fetta di mercato molto importante proprio perché vogliono mantenersi ed essere adatti ai fan del calcio di tutte le età. In altre parole, vogliono proteggere i minori dal pericoloso settore delle scommesse sportive. La mia sensazione è che anche vogliono tenersi alla larga e proteggersi dagli scrutini delle autorità internazionali che hanno generalmente il pugno abbastanza duro circa tutto quello che concerne con le scommesse sportive. Rimanendone fuori evitano di finire eccessivamente sotto il microscopio. Quindi abbiamo detto organizzazione di GLS, possibilità di partecipare ad aste nelle quali saranno appunto in vendita delle interazioni personali con le superstar del calcio. Terzo punto terza modalità nella quale può essere spesa il token 433 è la formazione dei giovani talenti. In particolare arriviamo al pezzo forte di questa review. Il team di 433 Token ha già assoldato tra le proprie fila due superstar internazionali del calcio. In particolare sono Andriy Shevchenko, ex giocatore del Milan, pallone d'oro 2004, un fuoriclasse senza bisogno di presentazioni, e Paul Scholes del Manchester United, quindi un altro giocatore con una storicità estremamente importante. Queste due figure, oltre a prestare il proprio nome per la sponsorizzazione del progetto, infatti come vediamo sul sito sono in una posizione molto rilevante proprio perché sono delle superstar e hanno attirano tantissimo pubblico e tantissimo interesse, si presteranno come mentori per sviluppare e per allenare delle giovani promesse del calcio. Come funziona il processo? Sostanzialmente il giocatore che vuole fare il mentore, quindi in particolare Shevchenko o Scholes all'inizio, ma ne arriveranno altri in seguito, stabilisce il budget che sarà necessario raccogliere per attivare il programma di allenamento di un pupillo particolarmente promettente che è stato individuato. I fan interessati a sviluppare, quindi a finanziare la crescita personale di questo giocatore, questa si sperando che diventi una superstar del domani, parteciperanno inviando i propri token all'interno di uno smart contract. Una volta che saranno stati raccolti fondi a sufficienza per coprire il budget prefissato dal mentore, partirà questo programma biennale di allenamento. La cosa interessante è che
tutti quelli che hanno fatto da sponsor, quindi tutti i fan che hanno contribuito attivamente versando i propri token per vedere sviluppato la crescita di questo giovane, potranno seguire il suo andamento sulla blockchain. Naturalmente ci si aspetta che oltre alla partecipazione diretta dei fan ci siano anche gli agenti e le squadre, quindi anche i professionisti interessati a finanziare delle giovani promesse e quindi ad alimentare questo meccanismo. Un aspetto che mi è piaciuto è che i mentori possono seguire al massimo 5 giovani atleti alla volta, quindi non c'è il rischio che raccolgano un sacco di soldi per seguire 1 milione di ragazzi ma poi non abbiano materialmente il tempo per occuparsene. 5 è un numero molto basso, anche perché comunque devono incontrarli almeno 4 volte all'anno personalmente. Nel corso di questi incontri, nel corso dei 2 anni in cui si occuperanno appunto di seguire i pupilli, che cosa faranno questi mentori? Daranno dei consigli sia in termini pratici per quanto riguarda la tecnica, la nutrizione, le modalità di allenamento, ma faranno anche, ci si aspetta, delle lezioni di etica, quindi di comportamento in campo, quindi ci metteranno anche, come dire, il proprio cuore, la propria esperienza di superstar corrette, si spera. E naturalmente parteciperanno anche presentando i ragazzi ai club e alle squadre di calcio internazionali, possibilmente con una raccomandazione, quindi di fatto faciliteranno l'ingresso delle nuove leve all'interno delle squadre di calcio. Qual è il tornaconto economico di tutto questo? Beh, da un lato ovviamente il piacere di sapere che come fan abbiamo contribuito a selezionare una nuova star e quindi potremmo dire quel ragazzo è arrivato dov'è anche grazie al mio aiuto. C'è poi anche però un ritorno economico, ovvero è presumibile, ci si aspetta, che una volta che i ragazzi entrano in un club molto importante e percepiscono uno degli stipendi miliardari dei quali sentiamo parlare tutte le sere al telegiornale, possano ritornare una quota parte dei soldi che hanno percepito sotto forma di token nelle casse di tutti i fan che hanno contribuito a sviluppare il programma grazie al quale sono arrivati dove si trovano. Il white paper precisa che non c'è nessun obbligo da parte dei ragazzi diventati superstar di ritornare dei token e quindi di rimborsare l'investimento dei fan, però ci si aspetta che soprattutto alla luce degli stipendi stellari che prendono si comportino effettivamente in modo corretto. La base di partenza è la sponsorizzazione di singoli ragazzi, però in prospettiva già si aspetta che sia possibile anche sponsorizzare intere squadre oppure addirittura dei veri e propri campionati di squadre che si scontrano tra loro e quindi poter anche organizzare e gestire da manager tutto l'andamento, il posizionamento, i cambi, le formazioni, quali saranno gli scontri diretti fra le squadre e via dicendo. Ovviamente questa è una visione di lunghissimo periodo, proprio perché la sponsorizzazione di un ragazzo ha un costo che comprensibilmente potrebbe essere comunque contenuto, mentre invece per arrivare a governare una o addirittura più squadre ci sono dei costi che sono di un ordine di grandezza o più superiori, quindi questa è una visione in prospettiva. Veniamo all'aspetto più prettamente economico. Dunque, l'industria calcistica rappresenta un settore estremamente lucrativo e questo lo sappiamo un po' tutti, però fino a quando io almeno personalmente non ho messo il naso all'interno dei numeri non mi ero reso conto di quanto veramente grande sia questo mercato. In particolare si stima che ci siano 3 miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo, per un totale di oltre 300.000 squadre registrate fra squadre amatoriali e squadre professionali, composte da 240.000 giocatori, quindi il bacino potenziale di interessati a questo particolare token è veramente enorme. I primi 20 club al mondo, quindi le prime 20 squadre più grandi, hanno un valore stimato di quasi 34 miliardi di dollari, per un giro d'affari annuo di 8,5 miliardi di dollari solo le prime 20 squadre. Ho spulciato un pochino le classifiche, i documenti che ho trovato sia sul sito ufficiale di 433 Token sia appoggiandomi ad altre risorse esterne. Ho visto che il Manchester United e il Real Madrid sono al top della classifica in quanto a valutazioni di mercato. La prima italiana più grande è la Juventus in posizione 9 con 1,4 miliardi di valutazione, quindi stima importante. Seguono le altre la Roma, il Milan e l'Inter più staccati. Per tutti gli interessati, nell'articolo che vi ho linkato qua sotto trovate una pagina ricchissima di statistiche. In particolare
trovate questo grafico che vi mostro ora, nel quale si evince come l'andamento del mercato del calcio dal 2006 ad oggi abbia continuato a crescere anno dopo anno, e quindi adesso siamo ad esempio per il solo settore europeo addirittura a un introito di 25 miliardi e mezzo all'anno, quindi numeri veramente importanti. La cosa che mi ha incuriosito di questo grafico è che persino durante la grande crisi economica del 2008-2009 il mercato del calcio abbia continuato a crescere ininterrottamente, quindi questo fa ben sperare per il futuro e che per chi deciderà di investire in questo settore. Fortitude Token si rivolge principalmente ai fan e agli appassionati di calcio, però ci sono anche un'altra serie di soggetti che possono beneficiare da tutto questo meccanismo descritto. Ovviamente partiamo proprio dai fan, che possono partecipare alla formazione dei giovani talenti e all'organizzazione degli eventi, oltre ad avere un canale diretto per organizzare degli incontri con le superstar e avere delle interazioni personali, come si diceva prima. Anche i giovani giocatori possono beneficiare di questo meccanismo perché hanno appunto l'occasione di essere, di farsi notare e di essere seguiti da un professionista di fama internazionale, da una superstar del calcio che invece non potrebbero mai raggiungere probabilmente direttamente. Invece grazie a questo sistema di crowdfunding possono appunto sperare di raggiungerlo e di essere seguiti dalle superstar. L'altra categoria sono ovviamente le superstar, quindi calciatori internazionali non più in attività, come appunto Shevchenko o Scholes, che possono appunto avere una nuova giovinezza, quindi rimanere legati al mercato del calcio nonostante non stiano più effettivamente giocando all'interno dei club. Quindi bisogna ricordare che stiamo parlando di queste persone come dei pensionati. In realtà, secondo i dati che ho consultato, moltissimi calciatori finiscono la carriera addirittura già a 35 anni. Infatti questi due che ho citato sono in pensione, se così si può dire, nonostante abbiano qualche anno di più rispetto a chi vi parla, quindi sono veramente ancora giovanissimi in senso assoluto. Questo meccanismo di Fortitude Token gli darà la possibilità di rimanere legati comunque al mondo del calcio, allenando i giovani, le giovani promesse, e portandole a diventare le superstar del domani, e sicuramente li ricorderanno in modo positivo per questo. Un altro soggetto che gioverà di questo meccanismo sono gli agenti sportivi e i club, che hanno ora a disposizione una piattaforma per selezionare e accedere a tutte le statistiche dei giocatori più interessanti ed eventualmente anche un canale per sponsorizzare direttamente quelli che ritengono essere i migliori, ovviamente nell'ottica di poi poterli aggiungere al proprio portafoglio. Ci sono un'altra serie di personaggi, di categorie di persone che possono avere beneficio dal token, trovate tutto sul sito ufficiale, trattato in dettaglio nell'articolo che vi ho linkato qua sotto. Parliamo ora del gettone Fortitude Token nello specifico. Diciamo che è un classico gettone su rete Ethereum, quindi in formato ERC20 e ERC20, come si suol dire, che possiamo quindi conservare all'interno di MyEther Wallet o di qualsiasi borsellino compatibile con la rete Ethereum. Quale sia la funzione del token? In particolare è chiara, abbiamo detto che può essere speso nelle tre modalità, quindi votare la location degli incontri, acquistare l'asta delle interazioni personali o finanziare appunto i programmi di mentorship di dei giovani talenti. Quindi quale sia la funzione del token è molto chiaro. La capitalizzazione totale è pari a 1 miliardo di token che sono stati già pregenerati e non potranno quindi essere né minati, quindi è non mintable, come si può dire, questo token, sono già stati coniati, non è possibile crearne degli altri e non è neanche possibile ridurre la capitalizzazione tramite distruzione, quindi la procedura di burn non è prevista. Il team si aspetta che grazie alla domanda di token necessaria, appunto un utility token necessaria appunto per attivare questi tre servizi, il prezzo possa crescere e quindi si possa pensare eventualmente per gli investitori di rivenderlo una volta che si sarà rivalutato, ottenendo direttamente un guadagno. Ora, da tecnico, mi chiedo sempre quale sia l'utilità della blockchain in tutto questo processo. Infatti la modalità appunto di Fortitude Token avrebbe potuto essere interessante anche con un sistema centralizzato. Nel white paper si spiega che il team ha scelto appunto una modalità distribuita, un pochino sicuramente per cavalcare l'onda delle ICO, che rimane comunque interessante e molto lucrativa,
come moda, ma anche il fatto che c'è un valore aggiuntivo che secondo me è chiaramente identificabile, ovvero la trasparenza, l'immutabilità. In questo contesto è particolarmente valido sia perché appunto c'è un sistema di votazione e quindi può essere utile dimostrare concretamente chi ha votato e quale meta è stata selezionata per quale motivo. Non dimentichiamo che dietro alla selezione di una città per un evento come quello di GLS ci possono essere degli interessi economici, perché sicuramente attira un sacco di turisti e quindi la votazione può essere a rischio di falsificazione perché c'è appunto qualcuno che potrebbe avere un ritorno economico diretto. Invece tramite blockchain si rendono trasparenti tutti i voti e quindi non sono falsificabili e né modificabili. Altro aspetto interessante è che siccome c'è una raccolta fondi, che come sappiamo è sempre un'attività abbastanza pericolosa perché non sappiamo bene dove vadano a finire le nostre donazioni, in questa circostanza, proprio grazie all'uso della blockchain, sappiamo invece che io ho inviato un token, è finito all'interno dello smart contract che regolamenta il piano di sviluppo di quello specifico giocatore, seguito da quella particolare superstar, e possiamo anche consultare le sue statistiche. Quindi di nuovo il valore della blockchain è soprattutto per trasparenza. Veniamo al team. Global Legend Series è l'azienda GLS di cui abbiamo parlato fino adesso, quella che si occupa di organizzare le partite. 433 Token invece è un'azienda parzialmente separata che fa capo a un gruppo che si chiama Poker Legends Limited. Si tratta appunto di un'azienda distinta che sviluppa il progetto 433 Token ed è registrata alle Isole Vergini Britanniche. Fra le domande pubblicate sul sito, le domande frequenti, si chiarisce che questa istituzione non è una no profit, anzi sono prettamente orientati al business. Sul sito ufficiale come core team vengono presentate 5 persone, in particolare il CEO, quindi il numero 1, è tale Jason Tse, spero di pronunciarlo correttamente perché sono tutti nomi di persone asiatiche e in particolare con base principalmente ad Hong Kong. Sul proprio profilo LinkedIn il buon Tse si qualifica espressamente come presidente, come CEO di 433 Token, che è un aspetto sempre molto positivo e trasmette sempre molta concretezza. Il cofondatore è invece tale Raymond Wong e anche lui indica 433 Token come occupazione attuale, come azienda principale nel suo profilo LinkedIn. In vero, nessuno di questi due soggetti mi ha particolarmente colpito a livello di curriculum, si classificano e si qualificano come appassionati di calcio e di blockchain e di investitori, però non hanno un'esperienza di business particolarmente forte. Ho quindi approfondito e scavato un pochino di più e la prima superstar del core team che ho trovato è questo Dr. Tam, ha un nome che non provo neanche a pronunciare. Di fatto è un giapponese che ha conseguito un dottorato in ambito tecnologico ed è il responsabile tecnico, di fatto ha un curriculum accademico lungo un braccio, quindi è un vero tecnico esperto di blockchain. Sul suo profilo LinkedIn sostiene di essersi occupato del setup delle infrastrutture di base per un business basato su criptovalute per quanto riguarda il proprio apporto a 433 Token. Ci sono altri due soggetti, Alex Fong e Anthony Wang. Sono due soggetti che ho approfondito il loro profilo LinkedIn, qui parliamo veramente di calibri grossi del business e di gente che sa come spostare dei soldi e come amministrarli, quindi di fatto queste sono le vere figure chiave per quanto riguarda il business. La vera forza però di 433 Token è nella lista straordinariamente lunga di advisor che hanno pubblicato sul sito, ce ne sono davvero tantissimi e probabilmente sono qui che troviamo i nomi più forti. In particolare c'è tale James Davis Yandel che è il presidente di Global Legend Series e di un'altra lega che si qualifica come la più grande torneo di calcio a 5 nel mondo. C'è poi Jefferson Slack, che non lo conoscevo, ma è l'ex amministratore delegato della società Interactive, ovvero quella che curava la comunicazione e il marketing per l'Inter. Piccola nota di colore, all'interno del materiale marketing si parla sempre di questo Slack legato a Inter Milan. Non riuscivo a capire che cosa fosse Milan, ho scoperto che di fatto Inter Milan è il nome con cui viene chiamato l'Inter, quindi i nostri neroazzurri a livello internazionale, e che i rossoneri del Milan non c'entrano assolutamente niente. Però ripeto, Jefferson Slack aveva una posizione molto forte all'interno dell'Inter, è presumibile che abbia mantenuto dei contatti e degli agganci con la società, e proprio questo secondo me potrebbe essere una delle chiavi di volta, perché se Slack effettivamente attiverà i propri contatti, si impegnerà
affinché possano ad esempio mettere sulle maglie dell'Inter, magari in una posizione ben visibile, il logo e il nome di 433 Token, ci sono delle ottime possibilità di esplosione nel valore di questi token, proprio perché la popolarità dell'Inter è fortissima, ho scoperto, non solo a livello italiano ma un pochino a tutto il mondo, ci sono anche dei fan club internazionali. Ovviamente Shevchenko e Scholes sono fra i calciatori che svolgeranno appunto i ruoli di mentori, i principal come li chiama la documentazione, però tutto il sito ci tiene a specificare che non sarà semplicemente un discorso d'immagine, quindi non sono stati pagati semplicemente per figurare e dare un'autorevolezza al sito, ma svolgeranno attivamente anche il ruolo di mentori per i giovani e parteciperanno agli eventi nei quali concretamente incontreranno i fan. A testimoniare la sussistenza e la realtà di questa partnership con questi due giocatori, perché è sempre bene metterla un pochino in dubbio, ci sono due video che fugano ogni dubbio. In particolare ce n'è uno in cui vengono riportate delle foto tra Shevchenko e il presidente di 433 Token, oltre a una dichiarazione video di Shevchenko nel quale loda il progetto, e per quanto riguarda Scholes invece hanno proprio fatto una conferenza dedicata con tanto di foto, pubblico, stampa e tutto quanto. Rapida panoramica per quanto riguarda i numeri delle presenze social: il più forte è sicuramente il gruppo Telegram con 30.000 partecipanti, un numero importante. La pagina Facebook invece conta 12.000 mi piace, mentre sono un pochino più deboli su Twitter, dove ci sono 3.000 follower. C'è anche un blog Medium per chi vuole seguirli. Per quanto riguarda invece le citazioni nella stampa mondiale, c'è un bel articolo pubblicato da Forbes e altre citazioni su Cointelegraph e HackerNoon. Il sito ufficiale è chiaro e tradotto in molteplici lingue, ma manca l'italiano. Considerando l'importanza che il calcio ha in Italia, ho considerato vivamente la persona che mi ha ingaggiato per la review di tradurre e di aggiungere l'italiano al più presto sul loro sito. Molto buono anche il white paper, è veramente ben impaginato e molto gradevole da leggere. Non ci sono moltissimi tecnicismi, anzi non si entra nel dettaglio della tecnica, ma per un progetto comunque piuttosto semplice, in cui diciamo la tecnologia svolge un ruolo di supporto al business vero e proprio e non è il business stesso centrale, credo sia una limitazione o una scelta comunque accettabile. Veniamo alle condizioni di ICO, perché appunto 433 Token si presenterà al mercato tramite una raccolta fondi. La parte privata, quindi la private sale con gli investitori istituzionali, si è già completata e ora inizieranno a venderli anche al pubblico. Del miliardo di token 433 Token pregenerati ne verranno immessi un 30%, quindi 300 milioni sul mercato pubblico, e appunto saranno a disposizione del mercato retail. Si tratta di una percentuale in realtà un pochino bassa, che lascia in mano al team davvero tantissimo valore, quindi raccomando a chi dovesse investire di prestare attenzione e guardare bene dentro a questo particolare aspetto. Ovviamente non devo essere il primo ad aver notato questo aspetto, tanto è che nelle domande frequenti pubblicate sul sito hanno risposto che il numero di 300 milioni, quindi il 30%, è stato calcolato ipotizzando che il 10% dei 3 milioni di fan dello sport calcistico siano interessati ad acquistare concretamente il gettone, ed è stato deciso di renderne disponibile uno per ognuno. I restanti token verranno allocati in vario modo, come vediamo da questa grafica c'è una distribuzione e un periodo di lockup variabile fra il team dirigenziale, lo sviluppo e c'è anche una fondazione per il sostentamento dei bisognosi. In particolare il 35%, è l'aspetto che un pochino mi fa storcere il naso, viene conservato come riserva per il reclutamento di altri giocatori nel ruolo di mentori, di principal come dicevamo prima, le iniziative community e lo sviluppo e l'espansione futura nel mercato. Il team ha deciso di bloccare il valore di ogni token durante l'ICO a $0.09 per ogni pezzo. Questo per mettersi a riparo appunto e consentire anche agli investitori di mettersi a riparo dalle fluttuazioni dell'andamento del prezzo di Ethereum e di Bitcoin, quindi ETH e BTC, che sono le monete con le quali è possibile partecipare alla raccolta fondi. L'ICO stessa si svolgerà in due fasi, una dal 16 novembre all'8 ottobre, nella quale la quantità minima di acquisto è pari a 2 Ethereum, ma si otterrà un cospicuo bonus del 30%.
La seconda fase invece per tutti i ritardatari è dal 10 dicembre al 10 gennaio. Durante questo secondo periodo la quantità minima acquistabile scende a solo 0,1 Ethereum, ma non sono previsti degli ulteriori sconti. L'obiettivo minimo, il soft cap della raccolta, è stato fissato a 4 milioni di dollari, mentre il massimo è a 27 milioni di dollari. Ovviamente 27 milioni di dollari, soprattutto in un mercato come quello delle ICO alla fine del 2018, che comunque è un pochino in contrazione, perché la febbre, diciamo, per le criptovalute è scesa moltissimo durante tutto il corso dell'anno. 27 milioni è una cifra sicuramente importante e pretenziosa, ma di nuovo il team ha spiegato nelle domande frequenti che questa disponibilità di denaro è necessaria anche per assoldare molte nuove leggende del calcio che possono svolgere il ruolo di mentorship, partecipare agli eventi e spingere anche il marchio. Infatti l'obiettivo è di reclutare immediatamente, dopo il raggiungimento dell'hard cap a 27 milioni, addirittura altre 8 superstar che porteranno la loro immagine, il loro marchio, la loro collaborazione al progetto. Quindi questo è il motivo per il quale, argomentano i ragazzi, hanno bisogno di un hard cap così pretenzioso. Nelle domande sempre frequenti è stato spiegato che con un exchange, il primo che accetterà le contrattazioni una volta che appunto sarà possibile contrattare il gettone 433 token nello spazio di compravendita pubblico, ci sono già degli accordi per fissare gli scambi tra 433 token e Tether, quindi USDT. Questo di nuovo per cercare di mantenere, se non altro, un minimo di stabilità nelle contrattazioni e cercare di arginare, come sappiamo, quello che viene detto ICO reversal, quindi il crollo verticale del prezzo subito dopo all'emissione sul mercato. Quanto questa strategia funzionerà? Personalmente sono abbastanza scettico, perché come sappiamo le ICO reversal, infatti sono il crollo del prezzo, sono ormai un dato di fatto nel mercato delle criptovalute nascenti e che vengono lanciate sul mercato, e soprattutto perché in caso di un forte crollo di Bitcoin, Ethereum, di tutto quello che guida il mercato, ne risentono anche tutti gli altri. Quindi questa argomentazione personalmente la ritengo un pochino debolina, ma vi invito di nuovo a fare le vostre personalissime valutazioni. Per abilitare gli utenti a votare, donare, investire e tutto quanto, ovviamente servirà un'infrastruttura tecnologica. A che punto siamo con questa infrastruttura tecnologica? In questo momento siamo ancora un pelino indietro, nel senso che i ragazzi hanno pubblicato sul sito le grafiche delle applicazioni che poi verranno implementate in versione Android e iOS, ma al momento siamo fermi qui. Ora gli sviluppatori sono concentrati sulle implementazioni appunto delle funzionalità di voto per la location di GLS, dicevamo, e il debutto pubblico è atteso per il secondo trimestre del 2019, di modo che la prossima partita, quindi quella già del 2019, possa essere potenzialmente già votata e decisa tramite l'applicazione. Per il completamento, invece, l'implementazione di tutte le altre funzionalità che abbiamo descritto fino ad ora, sarà necessario attendere l'inizio del 2020. Quindi dedicheranno di fatto tutto il 2019, la prima parte, nell'attivare la funzionalità minima di voto per la location dell'incontro GLS, e tutto il resto dell'anno nello sviluppare e implementare tutte le altre funzionalità. Siamo giunti alla fine. Come giudico in generale questo progetto? Beh, personalmente ritengo che soprattutto in Europa e in Italia, dove l'attaccamento al calcio è fortissimo, possa esserci una buona richiesta per questo tipo di strumento. La presenza di tutti questi advisor nelle posizioni che abbiamo detto e con gli agganci di cui dispongono è sicuramente un'ottima notizia, ma il fatto che ci siano Shevchenko e Scholz legati al progetto e che possono portare sia il proprio carico d'immagine, sia la propria esperienza e collaborazione, oltre che la propria rete di agganci, è quello che personalmente credo possa fare realmente la differenza e portare un sacco di valore in più, anche solo per il richiamo mediatico che dà ad un progetto in ICO il fatto di mettere un giocatore molto ben riconoscibile con il proprio volto e il proprio nome in home page sul sito. Quindi secondo me c'è un sacco di valore anche a livello di comunicazione che portano questi giocatori al progetto.
Inoltre, 433 Token si presenta con qualcosa di completamente diverso rispetto alle solite ICO legate ai settori tecnologici oppure del finance che abbiamo visto fino adesso. Si rivolge direttamente agli utenti, al quale proprio al pubblico dei fan del calcio porta il massimo valore e rende possibile una serie di applicazioni sicuramente inedite per quanto riguarda le modalità con le quali interagiscono con i giocatori, i club e tutto quanto. Quindi, secondo me, è un buon progetto. Ovviamente non ci sono garanzie di successo, ripeto che non sono un promotore finanziario. Se vi interessa acquistare questi token, trovate il link qui sotto con un codice che se lo inserirete al momento dell'acquisto vi darà diritto a un fortissimo sconto. Così facendo io ovviamente percepirò una provvigione, grazie in anticipo se lo farete. Se per caso non vi interessa, comunque non volete darmi la provvigione, nessun problema, andate su 433token.io e seguite il link buy token per acquistarlo. Da Zana di Turbla.it è tutto, come al solito se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pollicione che trovi qua sotto per fare mi piace e come sempre ti ringrazio davvero in anticipo se lo farai, perché per me è estremamente importante avere un feedback anche sul fatto che i video vi piacciono. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di iscriverti cliccando sul pulsantone rosso e anche sulla piccola campanella che si trova di fianco, di modo da ricevere una notifica. Al prossimo video, ciao!